Un giudizio critico sulla Chiesa Cattolica mi è stato chiesto dai miei amici e vorrei dire che cosa ne penso io e lo farò alla luce del Vangelo di Gesù che svelò chiaramente quale fosse il suo sale. Lo disse chiaro. Il mio sale è offrire l'altra guancia se ti schiaffeggiano, fare 2 miglia di strada con chi ti chiede di farne uno solo, dare anche la tunica a chi vuole da te solo il mantello, amare i nemici. Perché, disse Gesù, se voi amate solo quelli che vi amano, lo fanno anche i pagani. Cosa fate di speciale? Questo è il mio sale e se va perduto sarebbe un sale da buttare via. Ecco, nel corso di 2000 anni il cristianesimo è stato studiato, affrontato da una grande quantità di cristiani. I maestri della Chiesa, maestri della fede, hanno tentato in tutti i modi di spiegare quale fosse la verità del messaggio di Gesù, perché a loro, alla fin della fiera, non è parso vero che Gesù spingesse a una tale distanza da questa vita reale, da volerla veramente perderla per averla, da odiarla per possederla. E hanno tentato in tutti i modi di rendere ragionevole una fede che lo era solo in relazione ha un criterio fondamentale. Qui, in questa vita, bisogna puntare ad essere in basso perché nella vera vita si sarà alzati. Di conseguenza, la spinta esercitata da Gesù verso i cristiani, verso i suoi seguaci, verso coloro che avevano il sale della sua verità era quella di sacrificare questa vita. Sacrificarla non per avere poi una rivalsa in questa vita, ma per averla in quell'altra. Arrivare a sacrificarla fino allo estremo limite del sacrificio affrontato con la morte. Ma l'atteggiamento della Chiesa e di chi, come Pietro per esempio, è propenso a pensare a questa vita come al campo in cui si attua tutto, è un atteggiamento che sembra faticoso a capire il vero messaggio di Gesù. E quando Gesù, prima di andare a Gerusalemme, disse chiaro, e adesso andiamo lì dove io sarò catturato, sarò messo a morte, ma non temete, il terzo giorno io risusciterò. Ebbene, Pietro lo prese da parte, perché non voleva dirglielo davanti a tutti, perché gli sembrava quasi di rivelare a Gesù un atteggiamento stupido. E quindi voleva dirglielo così, privatamente. Gli disse, ma signore, perché ci vai se sai che lì ti uccidono? Pensa a salvare la tua vita, noi abbiamo bisogno di te vivo. E Gesù fu chiarissimo nei confronti di questo atteggiamento,
di chi per amore voleva salvare la vita di Gesù in questa vita. Lungi da me, Satana, tu segui il valore delle cose, la logica del mondo e non la logica di Dio. Ecco, qui sta tutto il problema. La logica del mondo è una, quella di Dio è la logica esattamente uguale e contraria. Per questo motivo, quando Gesù cominciò a farsi battezzare e Giovanni Battista gli disse: ma tu dovresti battezzare me, non io te. Gesù gli disse: per adesso sta bene così, perché si attui ogni giustizia. Ma cosa voleva dire? Quali erano queste tante giustizie? Le solite due, quella della logica del mondo e quella della logica di Dio, quella dei due percorsi che svelò a Nicodemo e di cui si tratta nel Vangelo di Giovanni al punto 3, dell'esistenza aventi le due dinamiche della materia e dello spirito. Sono due. Il mondo materiale evolve in un verso del tempo, mentre invece lo spirito evolve nel senso opposto. E poiché l'uomo in essenza è spirito, l'evoluzione vera dell'uomo è nella linea del ritorno alle origini. Se l'altro verso, quello del mondo, e quindi anche della sua logica materiale, evolve verso il cosiddetto futuro. Questa via che porta verso il futuro è una via perversa, in cui ogni cosa è consumata, dalle tignole, ma dalla stessa verità delle cose, per cui tutto invecchia e arriva alla sua conclusione, alla sua fine. Invece porta alla vita eterna il percorso che parte da questa fine, e è proprio quello uguale e contrario che porta alla vita eterna e al rientro di ogni cosa nel potere assoluto del Padre. Ecco, se non si tiene conto, debito conto, della netta distinzione di queste due logiche, quella del mondo e quella dell'altro mondo, che hanno un verso opposto nella dinamica del tempo, non si arriva a capire il cristianesimo. E in questo errore cascano poi soprattutto coloro che, come maestri, tentano di ricondurre la logica di Gesù a valere in questo mondo. A forza di farlo, la Chiesa è arrivata ad avere tanta attenzione su questo mondo che si comporta come Gesù non si è comportato mai. Gesù era figlio di Dio, se voleva mutare le cose, avrebbe tentato di mettersi in contatto con Cesare, avrebbe proprio seguito quella via che si riteneva avrebbe seguito il Messia quando sarebbe venuto, avrebbe liberato Israele, o quantomeno avrebbe cercato di indurre Cesare, nell'impero romano, a comportarsi secondo il proprio ideale di vita, e essendo il figlio di Dio avrebbe potuto ottenere dei risultati validi. Gesù non lo ha mai tentato, e quando si è trovato di fronte a Ponzio Pilato, che tentava una intesa con lui, non gli rispondeva. E Pilato gli ha detto: ma perché ti comporti così? Lo sai che la tua vita dipende da me. Lo sai che potere ho io su di te. Gesù gli rispose:
tu devi questo potere a chi te l'ha dato. E non entrò in discussione per modificare l'atteggiamento del potere, questa volta sulla sua vita. Se Gesù non ha tentato, per quale motivo oggi la Chiesa non fa altro che mettere il becco nelle questioni di Cesare? Come deve governare un popolo? Quanto deve fare costui, costei? Insomma, il tentativo di portare la verità di Gesù Cristo a gestire il mondo di Cesare. E non si rende conto la Chiesa, quando lo fa, che si sta comportando come Gesù non fece mai. E non per dare la delega alla Chiesa. È vero, Gesù poi disse a Pietro, quello che tu legherai e scioglierai sarà sciolto in terra come in cielo, ma non di fronte a queste questioni operative della vita. Egli fu chiaro, sono due i regni, c'è quello di Cesare e c'è quello di Dio. Il mio regno è quello di Dio. E invece oggi c'è un tale tentativo da parte della Chiesa di mettersi sullo stesso piano di Cesare che interloquisce, cerca di insegnare, cerca di essere. E in questo aspetto la Chiesa è capita, ma in che modo? È capita come può esserlo un saggio personaggio che si chiami poi Papa, rappresentante di Gesù Cristo, o possa essere, non so io, il rappresentante di un'altra religione. La differenza qual è? Nessuna. Sono tutti tentativi del potere di controbattere il potere di Gesù Cristo all'altro potere. Ma se si considera esattamente qual è il potere di Gesù Cristo, si rimane piuttosto sorpresi. Mai una volta, quando Gesù ha fatto dei miracoli per qualcuno e gli ha detto a cosa era dovuto il miracolo, mai una volta ha detto ti è stato fatto perché tu hai avuto fede in me. Invece ha sempre detto la tua fede ti ha salvato, per mettere l'attenzione sull'aspetto più importante che esiste nella vita umana, la fede. La fede non tanto in Cristo, non tanto in un Dio piuttosto che nell'altro. La fede nella verità. Questa era la fede che Gesù propugnava. E lo disse quando un giorno gli chiesero dove bisognasse celebrare Dio. I nostri antenati lo facevano sui monti, ora si fa nel tempio. E Gesù rispose, tempo verrà in cui Dio sarà celebrato in spirito e verità. Questo è il fondamento della fede, la verità della coscienza umana. L'uomo deve essere aiutato a fortificare la sua coscienza e a farne qualcosa di valido, non a seguire un insieme di norme, tanto che il cristianesimo diventi quella gabbia mostruosa che fu addirittura nel Medioevo, quando si tentava di combattere le altre fedi, uccidendo chi le aveva. Questa cosa è talmente mostruosa a un certo punto nel corso dell'esperienza cristiana che i tentativi dell'Inquisizione sono la pagina più nera che è esistita. Però, vedete, va visto questo. Nel mondo della verità di Gesù Cristo,
quando egli rimandò alla fede la salvezza. Ecco, la fede può essere riposta bene o riposta male, ma indipendentemente che sia riposta bene o riposta male, è sempre la fede che salva. Per quale motivo? Perché la fede è una cosa senza dubbio ragionevole, è la conseguenza di un insieme di valori che sono creduti veri da parte del soggetto o da parte di una società e che sulla base della verità di questi valori, maggiore o minore, il risultato della fede complessiva è scontato, è uno solo, quello che appunto risulta dall'insieme della base della fede. La fede si basa sempre su qualcosa e in relazione a quella sua base poi è esatta. Ma cambiano le basi e nel campo della verità umana, a passare dei secoli, questa base della verità è mutata. Per cui, anche se fa veramente scandalo l'atteggiamento usato dalla Chiesa Cattolica nel corso del Medioevo, quando appunto azionò l'Inquisizione, va detto che per quel tempo e quella situazione e quella base di fede, quella era la verità. E il riferimento purtroppo era legato a una base talmente lontana proprio da quegli atteggiamenti che diceva Gesù, questo è il mio sale. Ma Dio ha sempre lasciato libero l'uomo, perché sono infinite le basi sulle quali si può poggiare una fede. Ogni persona ha la sua. E Dio non ha cercato di dire questo è ciò che vale e tutti debbono essere così. Se Dio lo avesse voluto, avrebbe creato un'umanità in cui questi valori sarebbero stati i soli. Dio invece ha voluto esercitare la sua onnipotenza proprio in linea di una tale libertà che consentisse ogni possibile base, anche alla stessa fede. Non è stato chi ha selezionato e ha tolto diritto di vivere a chi non avesse questa fede. Quando Gesù fece il suo discorso in relazione al buon seminatore e nella parabola raccontò che il buon seminatore seminò il suo buon grano sulla strada dove fu calpestato e gli uccelli se lo mangiarono, sui sassi, in mezzo ai sassi, dove il seme germogliò, ma non avendo sostanza, rinsecchì subito, o tra le spine, dove ebbe una migliore fortuna, ma poi le spine lo soffocarono, e anche nel tempo buono, dove fruttificò, per il 20, per il 50, per il 100. E Gesù chiamò buon seminatore questo personaggio che se fosse alle nostre dipendenze come datori di lavoro, noi licenzieremmo dicendogli ma amico mio, io ti ho dato il seme per farlo seminare nel terreno buono e non sulla strada, tra i sassi, tra le spine. Ecco, vedete, invece Gesù lo chiamò il buon seminatore. Perché? Perché dà al seme ogni possibilità che sembra favorevole
o sfavorevole. Il Dio onnipotente fa esistere ogni singola chance. E, messa in relazione alla fede, questa chance diventa un insieme di valori sui quali poi la fede è il valore sintetico che è parte di un soggetto, ma anche all'interno della cultura che esiste in un certo momento storico nella vita. Dio ha voluto la massima differenziazione e non un mondo di privilegiati affinché fossero tutti così. Si è avvalso sul diverso, ha amato il diverso, fino a consentire la vita, l'esistenza ai malfattori, ai diabolici e non solo ai santi. E questa è una colpa che sovente è fatta a Dio. Ma perché non hai fatto esistere solo il bene? E Gesù lo spiegò. Il maligno nottetempo seminò la zizzania e i servi allarmati, che facciamo? Entriamo nel campo e la togliamo di mezzo? No, perché con la zizzania rovinereste anche il buon grano. Lasciate crescere entrambi. Alla fine la zizzania sarà raccolta e incenerita, mentre il buon grano sarà messo da parte. Ecco, questa selezione tra il grano e la zizzania, la fede spesso la considera come quella creazione di Dio tale per cui alcuni sono grano, altri sono zizzania. Una terza parte rischia addirittura da grano di divenire zizzania. Non è così. Il buon seme di Dio sono tutti gli uomini. La zizzania è qualcosa che è al di fuori del bene, che è ogni anima. È proprio quell'insieme di tribolazioni o di difficoltà che ognuno di noi deve superare per vincere la sua personale battaglia, e vincendo ogni uomo la sua battaglia in modo assolutamente libero, è Dio stesso entrato in ogni uomo a vincerla poi, ricorrendo alla libertà soggettiva, dello spirito soggettivo, e non di un gruppo che si impone sull'altro gruppo e lo violenta e gli impedisce di vivere. Invece, l'organismo della fede in Cristo, quando diventa un gruppo chiuso e i suoi pastori si mettono a coltivare l'orticello, dimenticandosi che questo buon seme deve essere a beneficio di tutto il campo e non solo di chi ha avuto la fortuna di nascere in questo ruolo di cristiano, e la fede arriva a credere che noi siamo i privilegiati e gli altri sono meno amati da Dio perché non lo sono stati, l'uomo sta sbagliando e di conseguenza, quando è tenuto a amministrare questa fede, invece di essere illuminato e dare la libertà massima allo spirito, proprio nelle indicazioni di quella libertà che assegnava Gesù, quale libertà? Quella soprattutto nei confronti di noi stessi. Credete che sia libero l'uomo che, ricevuto uno schiaffo, reagisce con un altro schiaffo? Non è assolutamente libero, è schiavo del violento che lo aggredisce e assume lo stesso atteggiamento, costretto dalla violenza patita. E su una strada di questo tipo la reazione diventa sempre più forte, finché c'è la guerra tra i popoli. La vera libertà
dell'uomo è ed esiste veramente quando tu sei maltrattato da un tuo simile e non reagisci in un modo vincolato da come sei stato trattato tu. Sei libero ancora di volergli bene o no, indipendentemente da come sei stato trattato o maltrattato tu. Quando l'uomo è veramente libero da quello che trova davanti a sé, è libero e è in grado di seguire uno scocciatore, perché anche se ne riceve una scocciatura, ha la libertà su se stesso e ama chi lo scoccia e si mette in condizione di essere scocciato ancora di più. Questo uomo è veramente libero. L'uomo veramente libero che è libero di amare chi lo violenta. A questa libertà spinge Gesù. E chi è veramente un seguace di Gesù, questo dovrebbe sempre tenere presente. Dovrebbe puntare ad abbassarsi in questo mondo, perché nell'ottica del mondo futuro bisogna esistere. È lì che bisogna puntare. E Gesù è su questa via che spinge. Mentre invece, purtroppo, la Chiesa, nel tentativo di dare un aiuto concreto, non tanto a una persona, quanto a un gruppo intero di persone, arriva oggi persino al suo punto di vista di tipo sociologico. La dottrina sociale della Chiesa punta al recupero della salvezza su questo mondo, come lo farebbe un socialista comune. Perché l'atteggiamento è uguale, entrambi puntano a salvare questo mondo. Quando ci si mette anche la Chiesa in Gesù Cristo, che disse: questo mondo cercate di perderlo se volete vivere davvero, e questa parte di Gesù è tranquillamente ignorata. E la dottrina sociale della Chiesa, che cosa conserva di Gesù Cristo? Proprio nulla, perché nel preciso momento nel quale la dottrina sociale, facendosi forza del disadattamento delle classi sociali, gli dice: resistete, opponetevi contro un'ingiustizia che state patendo in questo mondo. Vi stanno tentando di togliere perfino gli abiti che avete addosso. Fate in modo di avere anche voi quello che è giusto. E questo atteggiamento è esattamente uguale e contrario a quello che diceva Gesù: quando ti vogliono togliere la tunica, tu dagli anche il mantello. Questo discorso non cambia se questo tentativo è fatto a una persona sola o a un popolo intero. Ma la Chiesa non ha il coraggio di seguire fino in fondo Gesù, perché ha tanto timore di essere spesso messa in una condizione di inferiorità verso chi usa l'intelligenza, e non ha il coraggio di indicare con forza quella stessa follia che diceva Gesù: cercate di morire qui se volete la vita eterna. Non ha il coraggio, e di conseguenza, quando questa fede è diventata così pusillanime che giudica un danno gravissimo che fa la società quando uccidono un sacerdote. E allora sentite il Papa che si lamenta. Il Papa in queste condizioni si comporta ancora come Pietro. C'è un povero Cristo che è costretto a morire per essere la salvezza di molti nel disegno di Dio, e nuovamente Pietro
si lamenta con gli autori che procurano questo gesto, come si lamentò quel Pietro nei confronti di Gesù che procurava di andare incontro alla morte. L'atteggiamento è identico. Ma ricordatevi bene, cosa disse Gesù? Vada retro, Satana, tu segui la logica del mondo anziché la logica di Dio. Ecco, purtroppo, mentre sotto certi versi la Chiesa oggi ha affinato molto la profondità del discorso di Gesù, sotto un altro, nel tentativo di venire incontro alla logica del mondo, ha cercato di dire no, l'aldilà, l'altro mondo è qui, è ora. E così facendo, vi rendete conto o no che si sta perdendo in assoluto il sapore del sale di Gesù Cristo? Sembra di no. Ecco, amico mio, io ho cercato di spiegare facilmente qual è il pericolo che oggi corre la Chiesa e per quale motivo era necessario ed è necessario che la vera essenza, quella del sale di Gesù Cristo, sia ripreso. Questo mondo è un mondo che sembra vero, ma non lo è. È un esempio immodificabile, come lo era il tempo passato dal popolo ebraico creato schiavo in terra d'Egitto. Noi siamo schiavi ora di un disegno in questa terra d'Egitto. Non possiamo in alcun modo modificarlo. Non possiamo in alcun modo. È Dio che crea ogni possibilità. Noi saremo liberi solo quando potremo scegliere una possibilità diversa da quella che Dio ha dato ai nostri singoli personaggi. Perché se dovessimo avere solo quello che Dio ha riservato al nostro personaggio, ecco, lo vediamo, per poter avere la gioia dei beni che ora non sono stati dati a noi, ma agli altri, bisogna amarli. Perché se, seguendo l'atteggiamento sociale della Chiesa, sempre quello, l'uomo prende le distanze in fatto di amore rispetto a chi lo opprime, un domani nel Regno dei Cieli prenderà le distanze proprio da coloro che, avendo avuto quello che manca oggi all'uomo, possono metterlo in comunione con lui. Un domani noi potremo avere, oltre quello che è stato dato al nostro personaggio, potendo entrare in comunione con gli altri personaggi. Ma se noi oggi facciamo degli altri personaggi dei rivali e non dei collaboratori al disegno di Dio, se noi odiamo gli altri personaggi, quando potremmo essere loro e gioire anche di quanto Dio ha dato a loro, saremo i primi a non volerlo per lo schifo assunto nei confronti di questi personaggi. Ecco perché bisogna amare tutti, perché l'unico modo vero e reale che l'uomo oggi ha è di farsi così piccolo piccolo da vedere tutti gli altri, se possibile, migliore di se stessi, amabili. Ecco, in questa condizione un domani l'uomo si immedesimerà volentieri negli altri personaggi, perché fin da ora ne avrà fatto un proprio segno di amore.